Interpreti che vi hanno allietate con questi brani scritti dal nostro Brunello Mancini. Allora io andrei alla destra e a sinistra per presentarvi. Io mi chiamo Maria Letizia De Bernardinis e sono un mezzo soprano. Mi chiamo Lorena Sarda e sono un soprano lirico leggero. Io sono Giovanna Santoro e sono pianista. E fumo un sacco di sigarette, ecco perché qua abbiamo un affetto. Allora, io mi chiamo Resatta Dernisci, e lo so che è un pochino difficile da pronunciare, e vengo dall'Albania, e sono un soprano, mi piace definirti soprano. Bene, a parte questo, voglio cominciare proprio da te, Resi. Ti era mai capitato di cantare dei testi poetici su una musica contemporanea? Allora, mi è capitato di fare dei concerti su dei testi scritti da poeti, da scrittori, così, e di musica contemporanea no, non di questo genere, diciamo. Quindi musica contemporanea sì, ho cantato, però non di questo genere, con impronta poetica, diciamo. Io Giovanna, che sono tante sigarette, vorrei chiedere proprio il tuo rapporto, per esempio, qui c'è un rapporto tra due arti, no? Poesia e musica. Il tuo rapporto, per esempio, con gli attori, quando vogliono essere accompagnati, e anche la finita dell'album, se non si può accompagnare, o con i musicisti, con i cantanti. Quindi quando tu dipingi canti? No, suono. È facilissimo, naturalmente, suona e fumi, naturalmente, anche. No. Mi trovo molto in pelle da combinare i cantanti e insegno molto ad ascoltare. Beh, decisamente in questo caso bisogna ascoltare, no? Delle parole di
poetiche. Tu, Lorena, invece che rapporto hai con la poesia? Allora, io bello. Oh, il più bello di tutti è arrivato. Naturalmente da bravo Divo si è fatto attendere. Allora, io ho veramente un bel rapporto con la poesia, che mi sono scelta un compagno che scrive poesie. Oh, ho fatto la domanda giusta. No, non lo fa per lavoro, però insomma lui vero mi scrive. E no, la poesia va a braccetto con il canto, con la musica sicuramente. E anche io non ho mai cantato musiche contemporanee, ecco, come diceva Rezzatta, è capitato di cantare il brano con sottofondo musicale, poesie con sfondi musicali, ma insomma non ho fatto mai questa esperienza. Nel tuo futuro magari canterai qualcosa nel tuo compagno, allora, chissà. Ma chi può dirlo? Ma, però nel lavoro è meglio fare le cose separate. E invece a te, Maria Letizia, chiedo che cos'è per te la musica, perché hai deciso di diventare cantante? Allora, io sono in realtà è una cosa che non ho deciso, perché io sono nata cantante. Ah, quindi invece di fare il primo vestito sì. Hai fatto... Sì, io praticamente avevo 3 anni, mi vestivo con tutti, mia madre aveva una sartoria, io prendevo tutti gli straccetti per terra, me li mettevo addosso e andavo fuori e cantavo, quindi è una cosa proprio, io sono nata cantando, infatti dico sempre, forse ho cantato anche nella mia precedente vita, quindi e, il discorso della poesia, io leggo una poesia al giorno, perché credo che la poesia sia qualcosa di estremamente formativo. Peccato che oggi la poesia trova poco spazio, come del resto un po' tutta l'arte in generale. E amo molto la pittura, ho fatto il liceo artistico, quindi anche io dipingo, mi diletto, ovviamente sicuramente non so, non mi voglio assolutamente. Però ecco, io amo un po' tutta l'arte in generale. Cioè il canto è qualcosa che io in particolare sento proprio molto, molto, lo sento fisicamente il canto, perché quando sto male, quando ho momenti brutti canto. E il canto mi fa stare bene, perché trovo che il canto sia molto liberatorio e benefico. E quindi canto, poesia, musica in generale, ho studiato anche uno strumento, quindi per me l'arte è a tutto tondo. Beh, diciamolo cosa, perché insomma ho studiato il violino a 8 anni, sì. E poi ho scoperto in realtà quello che in realtà mi piaceva fare, insomma, era cantare. Quindi non l'ho abbandonato il violino, assolutamente. Tutta la mia vita dei progetti per il vostro futuro, ma come riguarda se oggi ci siamo incontrate sì. Così in insomma... realtà ultimamente abbiamo deciso di fare del gruppetto che siamo noi tre e ma come Cacao non l'avete presa? Ma Cacao è l'anima del gruppo, ecco. Se non sto vestendo un bordo va benissimo, ok, allora busseremo un vestito un bordo. E quindi ci piacerebbe fare un bel progetto insieme con una bellissima musica che spazia in realtà dall'opera classica al musical al pop lirico, ecco. Bene, allora andremo tutti a Ischia, compreso Maria Letizia, che penso che abbia anche lei tanti progetti per il futuro. E, diciamo, io ho cantato tanto con mio marito, che è un marito, no? Insieme avremmo anche presentato, però non è vestito di Bordeaux, quindi sì, e quindi per il futuro adesso sto preparando un repertorio con un chitarrista e poi insomma canto anche, faccio parte, sono solista di una corale, però insomma, adesso i progetti io lascio un po' anche che le cose vengono fatte. Questo è un bellissimo progetto, è il trasloco. Il trasloco, speriamo. Beh, allora, innanzitutto grazie per aver dedicato del tempo e dell'energia a queste musiche, diciamolo,
caro signor Prandin, diciamogliela, non sono facili, diciamogliela di cuore, non sono facili, perché io l'ho ballata e quindi non sono facili. Loro ci hanno dedicato tantissimo amore, tantissima passione, è stata una gioia avere qui tutte loro oggi e soprattutto una gioia che dedichiamo a Bruno Mancini e all'amore che ha per la poesia. Grazie soprattutto anche a Cacao. Cacao è sempre fondamentale. Bene. Ringraziamo anche per averci dato l'opportunità di questa bella esperienza. Ringraziamo anche Bella. Posso aggiungere? Certo. Col Bordeaux anche, secondo me. Sì. Non a caso siamo tutte le parole di Bordeaux. Veramente sì, perché è molto bello. Assolutamente, molto espressivo. Io vedendovi penso che Brandini rispecchi e Bruno Mancini, siccome conosco un po' la poesia di Bruno Mancini, e Bruno Mancini rispecchi si sposano molto bene perché sono tanti rimandi anche culturali, certo, no? Che nelle musiche insomma si capiscono. E quindi bene, caro Bruno Mancini, caro signor Brandin, ti aspettiamo qua, caro, però ti guardo. Oh,
applauso per questa artista fantastica. Meravigliosa, che insomma queste note sono state veramente commoventi, no? Beh, abbiamo scelto un brano molto famoso, sì. Così fruibile. Sì, fruibile, ma molto, molto commovente. E senti, che emozione ti dà suonare insieme a tante persone? L'emozione più grande è quella di suonare davanti a dei colleghi artisti. Questa è... non è, diciamo, usuale, no? Generalmente quando si suona si sta davanti a un pubblico che per lo più è amatoriale, non competente, e però si suona sempre con una certa emozione, logicamente. Però suonare poi davanti a degli artisti che siano anche delle arti più diverse, dalla poesia alla pittura, alla scultura, insomma, è comunque un'emozione grande. Beh, perché le emozioni risuonano. Certo. E questo è anche un po' il senso anche di essere insieme, no? Di, insomma, di raccontarci in qualche modo ognuno un pezzo della nostra vita tramite l'arte. E insomma, il tuo incontro con Bruno ce l'hai raccontato, però insomma magari le persone che non l'hanno sentito, insomma, piacerebbe ancora capire che cosa significa avere un Bruno Mancini nella tua vita. Beh, Bruno Mancini, come già ti dissi, è diciamo come un faro nella notte. Non per niente ci ha uniti. Ci ha uniti qui grazie a lui, grazie alla sua grande passione per l'arte, non solo per la poesia, lui. Per la musica. Come no? Musica. Proprio lui è un poeta, lo sappiamo bene, è uno scrittore, quindi è partito, diciamo, tutta l'associazione, diciamo, è partita con la poesia. Dopodiché lui si è allargato un po' a ventaglio e ha cercato di collaborare con gli artisti più diversi, tra i quali appunto i pittori, gli scultori, i musicisti, oltre che naturalmente i poeti, perché la poesia rimane sempre un punto, diciamo, centrale dell'associazione. Non a caso oggi festeggiamo 8 milioni che è la decima edizione, quindi insomma gli 8 milioni che sono in ognuno di voi, perché ognuno di voi ha 8 milioni di emozioni, credo. E Castagna era molto emozionato, è la prima volta che sentivo la musica dal vivo. E la tua prima volta in un concerto, ce la ricordi? Ti ricordi l'emozione che hai provato? Ma guarda, diciamo che ogni volta che si suona un musicista prova tanta emozione, no? Ogni volta. Diciamo l'emozione più bella che ho provato è stato al periodo del conservatorio, quando feci l'ultimo saggio di conservatorio e suonai il concerto di Respighi, e lì veramente mi emozionai proprio dentro, ero proprio trasportata dalla musica mentre la suonavo, infatti poi alla fine l'hanno riconosciuto tutti, ah, ma che avevi, qualcosa di speciale, perché vabbè, evidentemente l'emozione che avevo ero riuscita poi a trasmettere. Beh, a me la musica commuove sempre, ti capita di quando suoni di commuoverti proprio? Guarda, una cosa particolare che mi è capitata quando ero molto piccola, avevo, fai conto, 12-13 anni, mi ricordo questa cosa che è veramente particolare, perché una ragazzina di 12-13 anni, insomma, in genere non ha questo tipo di esperienze. Mi ricordo che io misi sul giradischi il disco della Quinta Sinfonia di Beethoven e mi ascoltai questo primo tempo a ripetizione e piangevo, cioè mi sentivo presa da questa musica in maniera proprio... esasperante forse, non lo so, proprio era una musica che mi portava in un'altra dimensione. Beh, poi la musica va attraverso i secoli, no? Sì, poi Beethoven è uno degli autori che io adoro. Infatti. E il tuo sogno per i prossimi tempi? Sogno nel cassetto? Per come ti conosco non hai cassetti. Tu tiri fuori tutto dai cassetti, vero? Abbastanza.
Niente, il sogno è quello di riuscire sempre più a far sì che l'arte venga valorizzata attraverso la sinergia e la collaborazione con tutti i musicisti e i colleghi dell'associazione. Milena, per esempio, mi ha fatto l'onore sì, di, ho fatto una cosa bellissima, di partecipare a un concerto che organizzavo ad Arda con sì, le sue quadri, con le sue creazioni, e è stata un'esperienza meravigliosa. Quindi si creano delle situazioni per cui magari anche c'è la possibilità attraverso il connubio musica poesia di collaborare. Quindi poi tu scusa, tu pure sei venuta e che pure cacao, la taglia non c'era, però c'era cacao. Sì, anche tu vado in una di queste serate a rendere la serata più interessante, perché attraverso la recitazione abbiamo unificato insomma questa collaborazione che ha dato al pubblico un'esperienza diversa. Beh, quindi tu sono nel cassetto, aprire tutti i cassetti e tirare fuori l'arte di tutti. Sì, sì, secondo me la collaborazione è la cosa più bella, perché poi ognuno dà il suo contributo e riesce in qualche modo a valorizzare quello che è il suo mondo. No? E a proposito di collaborazioni, tu stasera suonavi con una grande artista. Io e Santina siamo molto amiche. Siete molto amiche, è nata prima l'amicizia o è nata prima la collaborazione artistica? Prima l'amicizia, io direi, sì, vero? Sì, sì, sì. Santina? Sì, sì, sì. Ci conosciamo da tanti anni, Santina. Poi da un anno a questa parte abbiamo scelto di vederci più spesso e di provare dei brani insieme. Adesso stiamo suonando un po' in giro. Abbiamo fatto dei concerti alle biblioteche di Roma, nelle chiese, nelle chiese, sì, sì. Insomma è una bella cosa. E andate sempre d'accordo nella scelta, no? Perché scelta, no? Perché sì, sì, cioè, beh, io rispetto molto quello che dice Maria Luisa. Io sono leonista. Siamo leoniste, no? Beh, io a questo punto allora farei un altro applauso alla nostra grandissima artista. Se chiamerelo. Mia vita mai vissuta. Ignazio Incendio. Sortileggio di malefica bellezza, giovane, mi pose nel frutteto dell'Eden, al bordo discendente, tra folto bosco di pini resinosi e poche zolle fitte di ciliegi, nell'ansia del torrente, carichi di frutti. Anatema di insulso guardiano, vergine, volle che io fossi un fermo immagine, complice silenzioso, per giorni, notti, ore, lontano dalla luce delle sue umide ombre scolorite, del grande slam del verbo voglio. Nemesi storica, mi cantò nel petto, smisurato, come colpo di doppietta. Appena appena un soffio di esuberanza mi spinse, le gambe appollaiate, segreto aiutami, in fuga sul ramo di ciliegio, la bacca tra le labbra. Troia fattrice delle mie bestemmie, deflagrazione di foreste, la folgore che sfregge i tronchi, Ignazio Incendio. Poteva spegnerti con una bambami, l'ultimiccia candela a stoppio, se solo la fiamma non fosse nata cieca.